Venerdì 20 dicembre 2019 all'hotel Cavallino di Faenza si incontrano i membri del capitolo BNI Maioli, che anche oggi, ultimo appuntamento dell'anno, è un motivo anche per fare festa ma anche per ragionare sul futuro. Oggi sicuramente è una bella giornata di festa, festeggiamo tante cose. Una è quella in cui festeggiamo noi l'ingresso di nuovi membri, siamo arrivati a 32 membri. Festeggiamo il fatto che ormai è Natale e quindi giustamente ci sta di fare un pochino più di festa, è l'ultima riunione dell'anno, di quest'anno. Festeggiamo anche perché sono entrate delle nuove aziende e, essendo periodo di bilancio il fine anno, possiamo mettere di fianco a BNI un bel più, tutte quante le aziende hanno guadagnato dalla permanenza all'interno di BNI e soprattutto, visto che stiamo facendo la differenza per le nostre famiglie, per le nostre aziende, vogliamo farlo anche per il territorio facendo una donazione allo IOR oggi e quindi ci festeggiamo in questo modo, anche in modo un pochino, diciamo, diverso dal solito, non solo business ma anche volontariato, anche beneficenza. Com'è stato l'anno 2019? L'anno 2019 è stato sicuramente, come dicevo, positivo, abbiamo avuto dei nuovi membri che sono entrati e posso tranquillamente, visto che i giorni scorsi abbiamo fatto delle valutazioni di fine anno, dire che il valore sedia è intorno a circa i 1000 euro e quindi vuol dire che questo potrebbe essere una buona attrattiva per tutte le aziende del territorio che volessero tornare a visitarci e unirsi eventualmente a noi nel 2020 alla ripresa dei nostri lavori. Vogliamo ricordare cosa fa lo IOR? Sì, l'Istituto Oncologico Romagnolo è un'associazione di volontariato che è nata nel 1979 con lo scopo di affiancare le strutture pubbliche del territorio nella lotta contro il cancro. Questa donazione va per un progetto? Sì, la donazione che riceviamo oggi è proprio finalizzata all'acquisto di un casco refrigerante a favore dell'oncologia di Faenza ed è proprio un intervento che rispecchia appunto la nostra mission. Come sta andando la raccolta fondi per questo casco? Allora, il casco ha un valore di 35.000 euro, ad oggi la raccolta fondi ammonta a 27.000 euro. Dottoressa, a cosa servirà questo casco e quanto sta andando avanti la ricerca e la cura? Questo casco servirà soprattutto per quelle donne, per quelle signore che in seguito a certe caratteristiche biologiche della malattia devono sottoporsi a cicli di chemioterapia. La chemioterapia è, diciamo, un'arma molto efficace contro la cura di questa malattia e può essere eseguita sia dopo l'intervento chirurgico che prima dell'intervento chirurgico, con lo scopo appunto di ridurre le dimensioni, diciamo, e la gravità della malattia e portarla poi all'intervento chirurgico. La cosa sicuramente, come dicevo prima, la chemioterapia è un'arma molto importante contro la battaglia di questa malattia, ma sicuramente la vera arma terapeutica è la prevenzione. Noi siamo in una regione dove l'adesione allo screening è molto alta, è di circa il 70%. Siamo stati una delle prime regioni ad ampliare la fascia dello screening, cioè anticipandola a 45 anni e posticipandola a 74. Mi preme dire a tutti coloro che ascoltano che al di là, diciamo, di questa fase che è coperta dallo screening, comunque è compito di ognuno di noi, del medico di base, far sì che la donna possa comunque sottoporsi a visite di controllo o ad accertamenti quando necessari. Ringrazio quindi tutti quelli che hanno partecipato per la realizzazione di questo casco, che appunto servirà fondamentalmente per ridurre la caduta dei capelli durante l'esecuzione della chemioterapia. All'interno del capitolo Maioli di Faenza c'è anche Best Strategy. Best Strategy è un team di consulenti sartoriali per le imprese che si occupa di sviluppo delle aziende, riorganizzazione, contenimento dei costi e contatti contratti con l'estero. Oggi dimostriamo al territorio faentino che quando si tratta di tutelare la salute noi ci siamo e lo facciamo con un gesto concreto. Ve lo spiego con un esempio. Siamo un po' come dei marinai su una nave che deve fare un lungo viaggio. Se questa nave è costruita con materiali dell'etica e della solidarietà sociale, questo viaggio può essere lungo e la nave può andare lontano. Oggi il business incontra l'etica e la solidarietà. All'interno del capitolo c'è anche un power team, un gruppo di lavoro che si occupa di edilizia. Edil Maioli, che cosa fa esattamente, Benati? Sì, nel capitolo Maioli che c'è Edil Maioli, che è un power team, è una rete di imprese che riunite, diciamo, nelle attività nel comparto dell'edilizia, che copre la sfera dell'edilizia a 360 gradi, diciamo, dalla consulenza, progettazione tecnica eccetera, e impianti elettrici, impianti di climatizzazione, tetti e quant'altro, per poter dare un lavoro finito dalle fondamenta fino al tetto della casa.
chiaramente tutti quanti sono, siamo comunque nel capitolo di qualità, diciamo, fermati sul territorio, che possono dare delle ampie garanzie del risultato finale. Oggi ci troviamo qui chiaramente, come tutti gli altri del capitolo, a concludere l'anno, diciamo, 2019, con parecchie persone che ci fa piacere ospitare, e in particolar modo diciamo, siamo molto lieti di partecipare all'iniziativa che IOR ha diciamo, sposato per l'acquisto del famoso casco Paxman, eccetera, per diciamo, aiutare diciamo, le persone in difficoltà durante la chemioterapia in modo che abbiano una dignità anche a livello estetico un po' migliore rispetto a quello che poteva capitare nei fatti. Quindi bene il capitolo Maioli che è sempre presente sul territorio per questo, anche per diciamo, la comunità. Oltre a Best Strategy, oltre a Edil Maioli, che c'è anche Continuum all'interno del capitolo. Continuum significa continuità. È il power team di Maioli che Faenza, l'information technology, quindi il braccio armato di tutti i consulenti che avete sentito prima parlare con Best Strategy. Cioè, è composto da due società, Soft One, che si occupa di sicurezza informatica, quindi tutto ciò che è installazione e assistenza dei computer, antivirus, antispam e quant'altro, e Team, che si occupa di cablaggio di reti strutturato, telecomunicazioni e comunicazioni satellitari, nonché centralino. Perché il braccio armato? Perché tutti i consulenti hanno bisogno dell'informatica, come tutti quanti, anche il giornalista, chiunque qui adesso sta guardando questo filmato e lo guarderà, è anche un po' merito nostro che facciamo in modo che tutte le comunicazioni funzionino. Quindi continuità, noi diamo continuità all'attività delle persone, ma diamo continuità anche ai nostri clienti, li seguiamo anche dopo, puntualmente e con passione. Da qui il termine continuo. Oggi è una giornata spettacolare, stiamo facendo non solo del business, ma facciamo anche delle cose con lo IOR o in generale anche altre attività che nulla hanno a che fare con il business, e ne approfitto per fare anche gli auguri di Natale e di felice anno nuovo a tutti quanti. Grazie. E naturalmente nel meeting del mattino ci sono anche degli ospiti. Vieni da lontano. Sì, sono l'avvocato degli Passeri, appartengo al capitolo Metropolitan di Montesilvano Pescara, e rappresento lo studio Salvatori & Partners di Roma, e questa mattina sono ospite perché per illustrare al capitolo Le Maioliche l'iniziativa che abbiamo avuto e già abbiamo svolto a Roma, dove abbiamo organizzato di concerto con il mio studio e con altre organizzazioni un convegno sul passaggio generazionale e quindi su quelli che sono gli strumenti giuridici e le opportunità fiscali per il passaggio delle aziende nelle varie generazioni, attraverso quelli che sono gli strumenti più utili che predispone l'attuale legislazione nazionale, nonché anche la legislazione internazionale, quale ad esempio possono essere i trust, oppure come nel sistema italiano gli affidamenti fiduciari, le società fiduciarie e le varie altre opportunità che saranno particolarmente approfondite proprio in questo convegno che organizzeremo in primavera proprio qui nel capitolo di Le Maioliche. Ecco quindi l'assegno, dottoressa, una bella soddisfazione per lo IOR, per voi, per tutti. Sicuramente è una cosa molto molto importante, volevo proprio per questo ringraziare per la sensibilità dimostrata a questo problema tutti coloro che hanno contribuito, e in particolar modo volevo ringraziare Emanuela Cantagalli per aver dato, diciamo così, spazio a questo evento che per noi è una cosa molto molto importante. Grazie veramente a tutti.